No, perché è chiaro che se non abbiamo più un riferimento a una normativa stabile, è il nostro stesso stato, modo di vivere che è messo in questione, no? Perché viviamo in una specie di quello che stiamo noi vivendo oggi, noi viviamo in uno stato di illegalità fluttuante, che non sappiamo dove andrà, che forma prenderà. Ecco, però a questo punto deve essere chiaro, un giurista sa benissimo, uno stato di questo tipo non è più uno stato legale. La certezza del diritto è venuta meno. Quindi noi non abbiamo più a che fare con le inutili, quindi appellarsi alla legge e alla Costituzione, noi non abbiamo più a che fare con legge e con Costituzione, ma con una forza di legge fluttuante che può essere assunta di volta in volta da un certo individuo, che certe volte è esterno all'ordinamento, un medico, un esperto, no? O anche semplicemente il poliziotto che decide la situazione del momento. Questo modello, che ho descritto rapidamente, deriva in qualche modo da un modello di Stato che, in un libro del 1941, uno storico del diritto, un libro molto bello che bisognerebbe rileggere oggi, che si chiama Ernest Fraenkel, ha cercato di, attraverso questo modello, di spiegare lo Stato nazista e lo Stato fascista. Ecco, lui chiamava questo modello lo Stato duale. Che cos'è lo Stato duale? Lo Stato duale è uno Stato in cui resta in piedi la struttura normativa precedente dello Stato, lo Stato Normenstaat, che è lo Stato normativo, e a questo si affianca uno Stato indeterminato, discrezionale, lui lo chiamava Maßnahmenstaat, Stato delle misure, dei provvedimenti, dei decreti, se volete, e il governo reale si fonda su questa dualità, in cui la prima resta in qualche modo presente ma anche inerte. Tenete presente appunto che quando per esempio si definisce il fascismo e il nazismo come dittature è un errore grossolano dal punto di vista del diritto. Mussolini non era un dittatore, era il legale primo ministro del governo italiano. Hitler non era un dittatore, era il cancelliere del Reich. Ma che cosa succede? A questa struttura che rimane apparentemente in piedi si affianca una struttura informale, discrezionale, lo Stato duale, per cui per esempio Mussolini è il duce, ma il duce non è una carica della Costituzione dello Stato, no? Anzi non esiste, non è una carica, però è quella che decide, e lo stesso vale per Hitler. C'è una frase di Frenkel che voglio significare, che voglio citare perché è utile per capire, no? Frenkel scrive: per la sua salvezza il capitalismo e le forze politiche economiche tedesche necessitavano non uno Stato unitario, un modello di Stato classico, ma un doppio Stato, arbitrario da una parte e razionale dall'altra. Ecco, io credo che quello che noi stiamo vivendo adesso è qualcosa che discende da questo modello, però con qualche variazione, con qualche ancora precisazione, che è stata adesso ampiamente teorizzata da dei politologi americani, in particolare un signore che si chiama Sunstein, i cui libri sono tradotti, sono appena stati tradotti, non è un caso in italiano, da grandi editori, i quali chiamano questa cosa lo stato amministrativo. Cosa intendono per stato amministrativo? Intendono per stato amministrativo un modello di stato in cui la governance, l'esercizio del governo, eccede i classici poteri previsti dall'ordinamento, dalla Costituzione, legislativo, esecutivo, giudiziario. Sì, quelli ci sono, ma c'è un'altra forza amministrativa, una specie di leviatano amministrativo, puramente amministrativo, che in nome della gestione, dell'amministrazione e in modo discrezionale esercita poteri che non sono previsti, che non gli apparterrebbero, no? Però in nome dell'utilità pubblica. C'è questo leviatano amministrativo che può trasgredire il dettato delle leggi della Costituzione, no? Allo scopo di assicurare, dice questo Sunstein, non di assicurare la libertà in generale, ma di guidare non la libera scelta dei cittadini, ma quella che lui chiama la navigabilità delle loro scelte. Cos'è la navigabilità delle loro scelte? La governabilità delle loro scelte. Si tratta di guidare le scelte, di determinare le scelte, di orientare quello che sta avvenendo ora, no? In cui la gente
accetta una scelta che è stata predeterminata. E questo coincide appunto, e questa è la novità del modello, appunto che vediamo che il potere decisionale in questo tipo di Stato viene esercitato anche da poteri estranei all'ordinamento, per esempio le commissioni di medici, di esperti, di economisti, da quello che vediamo, ci sono delle commissioni che non hanno alcuna struttura costituzionale, che sono del tutto estranee all'ordinamento. E però queste commissioni praticamente decidono. Capite che attraverso queste procedure fattuali la Costituzione viene alterata in un modo molto più radicale di quello che è previsto, come sapete, che era stato previsto dai Costituenti, no? La possibilità di cambiare il potere di revisione della Costituzione. E in questo modo la Costituzione diventa quello che un discepolo di Marx chiamava ein Papierstück, un pezzo di carta, no? Però appunto è importante, mi sembra, ricordare che questo modello in ultima analisi deriva dallo stato duale nazista e fascista. È stato detto che lo stato moderno vive di presupposti che non può garantire. Io credo che è possibile che la situazione attuale, che ho cercato di descrivervi, sia la forma in cui questa assenza di garanzie ha raggiunto, per così dire, la sua massa critica, no? E lo Stato moderno, che ha rinunciato, secondo ogni evidenza, a garantire i suoi presupposti, no? Vediamo con chiarezza che lo Stato moderno sta garantendo i suoi presupposti, questo Stato sia forse giunto alla fine della sua storia, e che forse in un certo modo noi stiamo vivendo la fine di questo modello di Stato che credevamo, chissà perché, fosse eterno.